In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». Due parole su questa giornata, su questa festa del Corpus Domini, e le prendo da San Paolo, il quale dice così: «Il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane». Un gioco di parole, però è significativo, perché San Paolo non si ferma esattamente sul pezzo di pane, ma va a toccare lo spezzare il pane. Cioè, lo spezzare il pane di Gesù è quello, in qualche modo, il segno della comunione. Cosa vuol dire spezzare il pane? Vuol dire dividerlo e condividerlo. Vuol dire che tutti hanno da mangiare. Vuol dire che tutti fanno parte di quella comunione che Gesù inizia. Quindi il corpo di Cristo è sì quel pane, ma è lo spezzare il pane per noi. Quindi anche noi siamo il corpo di Cristo. Tant'è che un famoso teologo, De Lubac, diceva: corpo di Cristo sono tre. Uno è il corpo di Gesù, quello fisico che è venuto sulla terra incarnato. L'altro è il corpo dell'Eucaristia e l'altro è il corpo della Chiesa. Quindi quando parliamo di corpo non intendiamo solamente l'ostia, ma intendiamo tutti, tant'è che i padri della Chiesa dicevano: se tu mangi il corpo di Cristo e ti dimentichi del corpo di Cristo che è il tuo fratello, in qualche modo riduci il corpo di Cristo e non ne hai una piena consapevolezza. È per questo che noi diciamo, noi cristiani non possiamo limitarci a mangiare il corpo, dobbiamo essere capaci di riconoscerci come corpo. Ecco, allora è lo spezzare il pane che è la dinamica, diciamo così, efficace. Nel momento in cui spezza il pane, Gesù dice la parola d'ordine: noi dobbiamo far comunione.